Si è tenuto ieri a Padula l'evento conclusivo del progetto Cantiere Cittadinanza, promosso dalla cooperativa Il Sentiero in collaborazione con la parrocchia Sant'Alfonso Maria dei Liguori di Padula, l'Istituto di Istruzione Superiore Pomponio Leto e il Consorzio Sociale S10. Il progetto ha coinvolto più di 200 ragazzi e ragazze del Vallo di Diano e ha visto la partecipazione di vari enti e soggetti che hanno collaborato insieme per questo evento finale che ha visto la presenza di centinaia di persone. Un successo straordinario, basta vedere le persone, sono state dall'inizio alla fine, non solo i laboratori ma anche tutte le altre attività, hanno partecipato tantissimi ragazzi di tutto il Vallo di Diano, bellissimo, stupendo. Innanzitutto una delle attività fondamentali è stato il campo estivo a cui hanno partecipato più di 160 bambini e poi i vari laboratori mettendo in risalto le professionalità, gli artisti del territorio, chi ha deciso di restare e di fare qualcosa per promuovere questo bel posto in cui viviamo. Sono stati coinvolti più di 250 bambini di tutto il Vallo di Diano. La sua emozione più grande qual è stata? Vedere tanti bambini che hanno partecipato, soprattutto dopo questo Covid che ci ha tenuti veramente lontano, c'è stata una partecipazione attiva. E il fatto che i ragazzi e i bambini ci hanno chiesto di proporre questo progetto per noi è stata una grande vittoria. Il contatto umano, il ritrovarsi, lo stare insieme per i bambini dopo questo periodo di pandemia è un aspetto molto importante perché li aiuta a risocializzarsi, ad avvicinarsi e soprattutto a condividere non solo le emozioni ma anche delle attività pratiche che li aiuta a conoscersi a vicendevolmente di persona, che è un contatto che si sta perdendo, cioè avere una relazione umana che prevede il contatto umano in presenza sembra essere secondario rispetto a tutto quello che ci circonda. Ce lo siamo detti anche durante l'evento di questa sera, non bisogna sottovalutare questo aspetto perché la crescita emotiva e relazionale dei nostri bambini, dei nostri ragazzi, sarà quello che rappresenterà il nostro futuro. Quindi condividiamo, stiamo insieme, relazioniamoci perché solo in questo modo riusciremo ad arricchire insieme la nostra società. Come si dice, l'unione fa la forza.